vostre maglie che vi sono arrivate con il pacco program. Lorenzo Venuti è con noi oggi ed è qui per rispondere alle vostre domande. Ti saluta. Se invece ve le faccio io le domande a voi? E noi vi rispondiamo. Brava, così mi piace, brava. Guarda, voglio partire con Gabriele perché mi sembra bello citato, sai? Qual è il tuo supereroe preferito da piccolo? Allora ti dico, lo sai, mi piace Hulk perché a me mi piace tanto il colore verde. E quindi ti dico, mi piace Hulk. Ciao Giulia. Ciao. Qual è il giocatore avversario più bravo che hai incontrato? Per la carriera che ha fatto è Cristiano Ronaldo, insomma, per tutto il rispetto, per tutti i traguardi che è riuscito a raggiungere, ti nomino lui. Andiamo avanti? Sei pronto? Sono pronto e voglio sentire Anna, che anche Anna la vedo bella pronta, anche lei. Ce n'è una difficile, non pensi? Dai, fammi una difficile. Qual è la tua materia preferita a scuola? Ho fatto un liceo scientifico, quindi dovrebbe essere la matematica, però non mi piaceva per niente la matematica. Anche a me. A me piaceva molto la geografia. Wow. A me mi piace abbastanza la geografia. Mi piace amica, di più scienze. Battistuta o Luca Toni? Non ho avuto, diciamo, l'onore di vedere Battistuta, di conoscerlo, mentre Toni sì, quindi ti dico Toni. Quando hai capito che potevi diventare un calciatore professionista? Questa l'ha fatta il babbo la domanda, eh? No, scherzo. All'inizio l'ho sempre fatto per passione. Poi dopo più vai avanti con gli allenamenti e ti rendi conto che gli allenamenti occupano la maggior parte della tua giornata e quindi cominci a capire che potrebbe diventare il tuo futuro e quello che vuoi fare da grande. Piacerebbe essere convocato da Mancini? Questa è una domanda molto semplice, ti rispondo con certamente sì. A parte lo stipendio, qual è la cosa più bella di essere un calciatore? L'ha detta così, lanciata. Molto lì. Cinico sei stato, eh? Se ti devo dire un aspetto che mi piace è il fatto di magari essere visto dalle persone come qualcuno a cui ispirarsi. Cosa rappresenta per te lottare la maglia della Fiorentina, lottare per la nostra città? Rappresenta un senso di responsabilità enorme. Mi sento fiorentino, sono fiorentino, ho tanti amici che tifano questa squadra e quindi quando la indosso cerco di portare un pochino di tutti loro insieme a me e cercare di raggiungere i migliori risultati possibili. Usi un portafortuna prima di scendere in campo e se sì, quale? Sono dei parastinchi in cui in uno c'è raffigurato me insieme alla mia ragazza e nell'altro c'è raffigurato me con dietro Firenze, che sono, diciamo, i valori ai quali più tengo, ecco. E te ce l'hai qualche portafortuna? Credo di no. Una statuetta di qualche supereroe, qualcosa. Non ce l'ho ancora fatto! Il calcio è come che non c'è un portafortuna. Ah, ho capito. Quello, ho capito. Scusami allora, scusami Gabriele. Qual è il tuo pezzo preferito dell'inno? Me lo canti? Se si canta insieme sì, lo canto, se no... Io non lo so! Dai, ti canto all'inizio, va bene? Allora, il pezzo iniziale. Garrisca il vento e la baro viola sui campi della sfida e del valore. Una speranza viva ci consola. Viva Fiorentina! Ragazzi, grazie mille di queste domande, mi raccomando, sempre forza viola, grazie soprattutto a Lorenzo per la tua disponibilità. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Bravissimi! Ciao ragazzi, ciao!